Hola a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, sono Rocky01 e oggi chiamo su Pokémon Spada. Nello scorso episodio abbiamo affrontato sia Mary che Hope nella sfida delle coppe dei campioni Lega Pokémon, come volete chiamatela. E oggi dovremmo andare alla ricerca di Dandel perché a fine dello scorso episodio abbiamo scoperto che Dandel è andato nella Torre Rose per fare alcune domande al presidente Rose. E mi scuso ancora per quel bug, non so che, per quella mia ignoranza, pensavo fosse automatica OBS, invece no, sono troppo stupido. E adesso ci... prima prendiamo questo strumento nascosto. Ci dovrebbe parlare Ginevra perché... dovrebbe essere quando esci dalla terra, ti dovrebbe parlare. Però io sono uscito e non ho interagito con lui perché ho usato volo. Vediamo cosa ci dice. Oppure niente. So dove. Aspetta, interagiamo direttamente con lui. Ok. Rocky01, la lotta contro di te è stata davvero dura. E ora sono stanca morta. Il team Yell ha deciso che d'ora in poi faremo il tifo per te, Rocky01. Da adesso sarai come uno di famiglia. Morpico è felice. Che bella dimostrazione d'amore, fraterno. Peccato sia tutto inutile. Olive. Al momento il presidente Rose è impegnato in una discussione della massima importanza con il campione. Non permetterò a nessuno di disturbarlo. Dovrebbe stare lì sopra, no? In ogni caso, le regole sono regole. L'accesso alla Rose Tower è vietato alle persone non autorizzate. E per raggiungere il monorotaia è necessaria una chiave speciale. Nessuno deve permettersi di disturbare il presidente Rose... No, il presidente nella Rose Tower. Ci siamo capiti? Ok, non ti arrabbiare però, Olive. Comunque, ho affidato la chiave a un membro dello staff della Lega Pokémon. Dopotutto, il presidente Rose piacciono molto questi giochetti. Dai, non dare fastidio, dammi subito la chiave e basta. E ho riuscito a capire a chi di loro ho dato la chiave. Tutto sta nel distinguere i normali membri dello staff della Lega da quelli del mio servizio. Riuscite a scovarmi? O riuscirete a scovarmi? Che facciamo? Già, ci ha messo alle strette, però bah! Non ci resterà di giocare. Rocky01, il team Yell ti sosterrà con tutto il fiato che hai nei polmoni. Perfetto, giochiamo allora. Io mi occuperò nell'ingresso dello stadio. Io vado verso la piazza. Tu che fai? Vieni con me? Va bene. Bene. Uniamo le forze e andiamo a Rose Tower. Ok, Ginepro. Ecco, tu... Quello non dovrebbe essere perché hai gli occhiali neri. Bene. È ora di stanare gli scagnozzi di Olive. Voglio dire, i membri cattivi dello staff della Lega Poca. Dovrebbe essere facile riconoscere, visto che porto tutti gli occhiali da sole, no? No, perché tutti ce l'ha. Tranne questo. Questo ce li ha normali. Io non lo so dove si è nascosto, perché mi ricordo. Ti rega dovrebbe essere nascosto qui dentro, no? È una delle poche cose, perché è una cosa cringe. O si nasconde dopo? No, si nasconde dopo. Ciao, Tetti Miel. Tu non sei... Dove si era nascosto? Io vi ricordo che prima o poi si nasconde... Eccolo. Si nasconderà... Nella cosa telefonica, nella cabina telefonica. Rocky01, questo tipo qui è troppo sospetto. Ma tieni la faccia fissa al muro. Però fagli paura, magari riesci a farlo voltare. Ho trovato la chiave. Sì, che... Ah! Oramai mi sono girato e non posso nemmeno scappare. L'unica qui è lottare. È una lotta. Neanche leggere. Macrocosmos, Antonio. Mew.
Per un momento nella mia testa ho letto il Mewtwo Yokos. Tu sei tipo acciaio, no? Però tiro mirato ti avrebbe washato, perché come sempre, come tutta questa questo game, sono iper livellato, infatti, bravo. Anche perché abbiamo l'acqua magica regalata da Dandel all'inizio. Ce l'ha data Dandel o qualcun altro? Ce l'ha data all'inizio, al secondo episodio forse. Durant il momento di Colossal, lanciafiamme, let's go, Durante, acciaio coleottero. Mamma mia, bellissimo Pokémon. Forte anche, molto forte, che se ti prende ti fa un botto di male. Forza, messila tutta! Il mio tifo per te è super efficace. Grazie. Che? La velocità. Grazie! Ora usa Rabidati. Non serve a niente il boost quando c'è Rabidartigli. Mamma mia, quando succedono queste cose, ti aumenta la velocità di molto, ma non serve perché un Rabidartigli, bro. E dall'ultimo episodio, il poco XP che ho guadagnato è tramite il poco che ho catturato, ho livellato, ma non granché. Uffa! Mi hai fatto incrociare il tuo sguardo con inganno. Scusa. Però tu hai la chiave, no? Non avete mai la chiave. Mi nasconderò così non mi costringerete a darvela. Ammazza! È partito come un razzo. Vai a capire dove è andata a nascondersi ora. Ammazza! Proprio a una specie di accento romano l'ho detto. Io ti ho detto, io mi ricordo che tu ti sei nascosto qui. Già ti sei nascosto ora? No. Non c'è nessuno, infatti. Sei tu che ti. Sì, sembri proprio tu. Mannaggia che non leggo. Ah, stai semplicemente provando a parlare con la gente a caso? Ah, bah! Il danno è fatto, fuori le Pokéball! Ma dai, di nuovo! Ma hai sempre. Non mi ricordo se hai sempre gli stessi Pokémon. No, mai Wild. Però sempre acciaio, questo acciaio folletto dovrebbe essere. Ok, io l'ho 47, sempre effetto normale. Vediamo se guasciotiamo, perché questo, anche questo è un bel Pokémon. Che la prima volta che l'ho visto a Unima in una grotta nascosta. Che Pokémon è questo? Proprio a Pokémon bianco? Sì, perché avevo Zekrom. Exedil. Sempre. Tu sei terracciaio, no? Quindi io dovrei essere super efficace. Ehi, segui il ritmo, Rocky Zero. Sei su. Sei la mia stessa lunghezza d'onda? Yeah! La difesa è difesa speciale. Ma perché non mi metti l'attacco speciale sempre? Ho l'attacco. Vai, Inteleon. Washotiamo questo extra drill. Infatti, dai. Mamma mia, questa. Dai che sono appena, diciamo, diventato campione, perché manca ultima fiamma. Fai dimenticare che cosa fa? 130 e 100. Chi la usa attacca sfruttando tutta la sua potenza incendiaria per infliggere gravi danni ai bersagli, ma come conseguenza perde il tipo fuoco. Cosa? Non ho capito. Diventa solo tipo roccia. Quindi no, poi è 5 pp, ho lanciafiamme che fa 90, sì. Però 130 speciale. Poi bello il mio. Attacco speciale. Attacco speciale, uno in più dell'attacco mi farebbe, però lo blocco, dai. Se uso una mossa tipo fuoco ci sarà un motivo, perché dovrebbe essere super efficace. E direi che ho pure sostituito i miei Pokémon mentre scappavo. Capita. Bello, io adesso spero che si sta registrando bene. Che è molta pura, dai. Ho fatto quella specie di via Vittoria e la Lega Pokémon tutto buggato, tutto fatto male. Mi dispiace un botto. E detto dice, per nascondere un albero metti in una foresta. Quindi pensavo che per nascondere me stesso mischiarmi alla gente fosse una buona idea. Però tu a differenza degli altri. Adesso sei nascosto, sì. Mi ricordavo, mamma mia.
Come fai a scordarti questa cosa? Ah! Ma è la vista di un braviary! Ok. Eh sì, il mio braviary Pokémon preferito di quinta gen. Il mio main. Il mio mate. Mamma mia, cosa ho fatto con braviary? Anche perché era a livello 100. Beh, comunque non è ancora giunto il tempo di cantare vittoria. Questa volta ti batterò. E me la darò a gambe una volta per tutte. Secondo me, ti batto, non hai neanche più la forza di correre. Ferroseed, erbacciaio. Questo potrebbe dare un botto fastidio con... Infatti è poco efficace. Vai, si va di Palombra che è sempre speciale, però non è stab. Vediamo se... washottiamo o no. Cannon Flash, bella come mossa. Sperando che non mi disce la difesa speciale. Eccola infatti, porca. Yeah, il mio tifo è imbattibile. Parte la Ola ed è inarrestabile. Lasciamoci trasportare dal ritmo. Mary, sei la migliore. Vai. Attacco, attacco speciale. Vabbè, tanto, quanti poco fai tu? 2, ok. Credo che ti washotto. Ah, questo te l'ho bisciotto. Perché è un poco molto difficile da affrontare con questo tipo acqua. Se avessi colosso come primo Pokémon, saresti morto da tanto tempo. Steelix tipo terracciaio, però... Dai, ecco, tiro minato, ti dovrei washottare con a mani basse. Che poi è bello. Adesso dobbiamo andare pure a Rose Tower, quindi questo episodio durerà un bel po'. Va bene, dai. Accidenti, sono con le spalle al muro. Ma non moro, non voglio subirmi le prediche di Olive. Ho già una strategia pronta. La monorotaia. Vediamo se riuscite ad acchiapparmi lì. Dov'è la monorotaia? Ah. Volete via? Chiamate Oppo, bloccheremo quel tizio nella stazione. Ok, direi prendiamo questa monorotaia. Schermo nero, vediamo. Eccolo, bloccato. Si da 4 contro 4. Mannaggia. Rocky Zeruro, sei stato grande a mettere quel farabutto alle strette. Ma la tua impresa ti merita proprio una canzone. Sono un cantante da 4 soldi. La mia canzone molesta anche i sordi. What? Canto e canto per fare il tifo. Anche se tutti mi dicono che faccio schifo. Ah no, che fa schifo. Ma vabbè. Tanto per far felice la gente. Solo che tutti mi dicono che è indecente. Ma questo fa un cantante da 4 soldi. Canta canzoni che molestano i sordi. Ma Ginepro! Ginepro! Ehi, ma quello non è Ginepro. Non sapevo fosse un artista di strada. Un artista di stazione vorrei dire, no. Dai, avviciniamoci. Ah, e tutti che vogliono ascoltare, tutti che si avvicinano per sentire le canzoni di Ginepro. E anche Zigzagoon, forma gala, che piace questa musica. Vai, tutti da... Grande Ginepro. Ginepro, abbiamo la chiave. Prendiamo la monorotaia e fondiamoci alla Rose Tower. No, Ginepro sta cantando oramai. Rocky Zeruro, Hope, ora o mai più, andate. Ah, quindi non... Ah. Me l'ero scordata questa torre, anche se l'abbiamo vista prima. Non me la ricordavo così bella.
La Rose Tower, wow, scommetto che è la più alta del mondo. Guarda la cima, nemmeno si vede, è nascosta tra le nuvole. Ebbè. Allora, che si fa? Gli altri avranno un bel po' da fare con quei tizi malefici della Lega Poco. E credo che ne avranno per un bel po'. Eh già, tu che dici, Rocky 01? Aspettiamo gli altri. No, andiamo avanti. Graduzio, dai. Andiamo a riprenderci mio fratello. Altrimenti non ci sarà nessuna finale della Coppa Campione per te. Rocky 01. Hai aperto la strada verso la Rose Tower. Ora non resta che partire alla carica. Comunque, certo che quella tipa, la segretaria di Rose. Come gli viene in mente di nascondere la chiave della monorotaia solo per far divertire il presidente? Tra l'altro nemmeno capisco perché Rose sta mettendo i bastoni tra le ruote al campione. Infatti. Tu già sei arrivato? Mi piace quando sale la tensione. Mi ricorda la frenesia dei tempi d'oro di Spikeville. All'epoca sì che si pogava. Peccato che non c'è stato il bis. Comunque, che ci fate ancora qui? Piantati qui. Su, datevi una mossa. Io intanto vi faccio un tifo da paura da qui. Ok, grazie, Ginepro. Io è meglio che resti qui a tenere d'occhio mio fratello. Non vorrei che si mettesse nei guai. Comunque, se avete bisogno di aiuto, tornate pure da me. Andiamo, Rocky 01. Ok, la torre ci sta aspettando. Noi dovremmo avere tutti i Pokémon curati di regola. Noi prendiamo la bicicletta solo per 2 centimetri che ci piace, non ci piace camminare. La Rose Tower, non c'è nessuno. Oh, guarda qui, è immensa questa torre. È immensa. Questa Rose Tower è veramente mastodontica. Rocky 01, lo sapevi che la Rose Tower è il punto energetico? Pensa, qui dentro è possibile far dynamizzare i Pokémon. Comunque, a parte questo, secondo te l'ascensore arriverà fino in cima? Se non sbaglio, sono ben 100 piani. Ti rendi conto? Alla faccia della Rose Tower. Non c'è bisogno che vi preoccupate dell'ascensore. Tanto me ne andrete subito. Olive, basta. A tutto lo staff, allerta intrusi, ripeto, allerta intrusi. Sbarazzatevi immediatamente di loro. L'avete sentita, Olive? No? Se le dice lei, bisogna obbedire. E mettiamo in saccoccia pure una ricca ricompensa. Che, come detto, Hope, direi che si può dynamizzare i Pokémon. Durant, basta, basta! Sempre i stessi Pokémon. Ok. Ah, tu hai solo un Pokémon. Tu vieni qua con Durant, solo soletto, contro un semifinalista e op. Va bene. Tommaso, questo si chiama. Ecco che se ne vanno i miei ultimi risparmi. E anche questo mese resto al verde. Peccato, dai. No. La mia ricompensa. E ora come faccio a comprarmi casa? Rimani sotto un ponte. Sì. Dobbiamo assolutamente parlare col presidente. Dici dov'è? Dovrebbe stare al piano superiore, al centesimo. Basta prendere l'ascensore. Il presidente si trova all'ultimo piano, infatti. Ottimo. Manca poco. Manca poco allora. Non ci sfuggi, presidente malefico. Esisti, fratellone. Stiamo arrivando. Dai, Rocky 01, andiamo. Ok. Come si chiama? Ok. Rose. Con un analfabeto. Sembra. Non, è già una specie di giapponese modificato? No, non credo. L'ascensore continua a salire. Adesso arriveranno due persone. Toh, che strano, si è fermato. Eppure siamo ancora arrivati. Eccoli. Suppongo che voi siete le sfida palestre.
Vi ringrazio per aver partecipato al torneo, ma non possiamo lasciare che vi intromettiate nei nostri affari. La nostra aula ospita gli uffici di aziende affiliate e noi abbiamo il dovere di proteggerle. Questo ascensore è il fiore all'occhiello della Rose Tower. È così spazioso che ci si può anche lottare. Me lo ricordavo questa cosa ovviamente. È stato progettato da Macrocosmos Edilizia, una delle aziende del gruppo. Ok, possiamo lottare. Ah, finalmente. Spero che avete pochi poco, così saliamo subito su bronzo, che? Io vado sull'elefante perché è tipo terra. Ah, però tu. Ma porca, non mi hanno curato i pipì. Che brutti che siete. So che adesso quando saliamo al piano, al centesimo piano, c'è una cosa che mi sarà un botto di contro scontro. Un botto di pipì perché non dobbiamo sfidare Rosso, dobbiamo sfidare una cosa molto molto gigante. Extrasenso. Non fa niente. Non mi ricordo se c'è una probabilità che ci diminuisca qualche. Bella. Qualche statistica, però non ci è capitato e va bene anche così. Inteleon. Ok, questi due sono stati sconfitti. Ciao. Ciao anche a te. Dai. Dai che dopo questa sconfitta non ci resta altro che farci da parte. Ma vi prego, non mischiatevi negli affari del presidente Rose. Gli ascensori della Macrocosmos Edilizia sono costruiti solo da una piattaforma mobile. Naturalmente questo può essere pericoloso e per questo sono circondati da speciali barriere fatte di luce. È una tecnologia all'avanguardia davvero sorprendente. Ma fammi capire, lo staff della torre può fermare l'ascensore dall'esterno? Credo di sì. Di questo passo ce ne vorrà di tempo prima che arriviamo in cima. Lo so. Beh. Intanto rimetto in sesto. Oh, le nostre squadre se lo meritano proprio. Bravo, Hope, che serve a qualcosa in questo game, in questo gioco. Ok, credo che adesso siamo arrivati. Bravo, Hope, che ci cura di voi poco. A quanto pare manca davvero poco. Prepariamoci al tutto per tutto. Finalmente. Ora, se non mi sbaglio. Aspetta, non voglio fare spoiler. Direi che siamo arrivati. Ok, questa è la cima della Rose Tower. Siamo un bel po' alti. E c'è Olive. Come sei salita tu? Benvenuti nello spazio esclusivo del Presidente Rose a 300 metri di altezza. Impressionante. Credevo che i membri del mio staff, dello staff speciale sarebbero bastati a tenervi alla larga. Uff, non avrei voluto sottovalutare i due allenatori sponsorizzati dal campione. Ad ogni modo, la vostra escursione finisce qui. E sapete perché? Mamma mia, che paura! Perché non vi permetterò di mandare in aria importantissimi piani del Presidente Rose. Per prima cosa sistemerò te, Rocky Zeruro. Riderò te e la tua squadra in poltiglia. Con te fuori gioco il campione sarà troppo deluso per pensare alla lotta e finalmente starà ad ascoltare il presidente. Mamma mia, che cattiva, Rose. Sì, Rose. Olive. Dai! Ma che t'ho fatto, Foslas? Io ho una mossa proprio per te. Ho un bellissimo palaombra. Il pozione Dynamax che si attiva. Livello 50, dai! Un pochino di difficoltà! Prima ho one shotato. One shotto tutti? Mi stai dicendo che. Dai, la terra! Che prudenza, come osi, vabbè, bla bla bla. Interno a livello 64 e Sirfetch'd a livello 63. Tu dovessi essere psico. Folletto, psicofolletto. Cambia. Non posso utilizzare Toxtricity.
Ma posso utilizzare Core Knight? Perché con una mossa tipo acciaio ci dovrei fare per due. Sempre se è tipo psico. Ah, questo, no, pensavo fosse quell'altro. Però va bene, sempre Corvi Knight. No, questo è tipo erba puro. Sbagliato proprio. Pensavo, come si chiama quel Pokémon? Boh. Che si trova a forma intermedia. Non mi ricordo se l'abbiamo trovato in video, ma si trova nel bosco brillabirinto. Salazol. Questo è tipo fuoco veleno. E quindi mettiamo Colossal con Fossa. No, con Frana. Vai. Questo ha dei Pokémon non di, tutti dello stesso tipo. E mi piace. Ok. Sperando che Frana faccia effetto veleno gas. Dovrebbe fare poco danno, no? Ah no, avvelena. Avvelenato, Colossal avvelenato. Però non mi ricordo se è un per 2 o un per 4, però ti one shot comunque, Salazar. Perché so che di regola il tipo terra dovrebbe essere super efficace contro il tipo fuoco. No, sì, tipo fuoco, sì, tipo veleno. Milotic o Milotic. Qui serve Toxtricity con Overdrive. Però è bello. Tutti che matchano contro i miei Pokémon, eh? Sono felice, dai. Vai Milotic. Questo è uno degli ultimi Pokémon che mi mancano per Lividex. E non so neanche dove si... Ah no, c'è un per cento di cattura. No, di cattura, di trovarlo pescando. Quindi un giorno mi metterò a pescare, pesca, andrò alla ricerca di un Feebas. E poi del secondo, Garbador. Garbador tipo veleno. Beh, ho usato tutti di regola, no? Tranne loro due. Garbador, carineria. Forse utilizzerei un Sirfetch'd. Ah sì, stavo per fare l'errore. Perché Garba tipo veleno, se mi buttavo Grimmsnarl che è tipo folletto, come ben sappiamo, tipo veleno è super efficace. Garbador, no? Ah, poco efficace le mosse tipo... poco efficace. Dynajet, questo Dynajet dovrebbe essere super mega OP, perché è di Baldeali. Devo utilizzare un altro poco forse. Però dai, Sirfetch, credo in te, nel cuore tuo Naruto. Dai, dai che ce la fai, dai. Battere Rose. E poi dobbiamo andare a salvare Ammira come possiamo diventare. Sì, Garbador. Questo è Gigamax, no? Perché è molto figa la Gigamax. Sì. Eccolo, Garba da forma Gigamax. Ma ha una bambola di sostituto lì. Ha la Pokebambola, una barchetta. No, perché rimangono sempre vita rossa? Ma porca. Brutto colpo, tutto è brutto colpo. Aumenta la velocità. Sorti guscio. Diminuisce la difesa. E aumenta la velocità. Ah, quindi ci siamo aumentati tutti e due la velocità. Questa è sempre stata la mossa migliore. Anche prima di cambiare look. Giga fetore. Vediamo se ci fa qualche danno. Se avessimo usato. Se avessimo usato Grimmsnarl, forse sarebbe morto. Brutto colpo pure lui. Avvelenato. No, dai. Che brutta persona, mi ha avvelenato due Pokémon. Però adesso di regola. Perché? Tutte e due ci siamo avventate la vicenda. Perché adesso sei tu diventato più veloce di me? Però ti wash, ti bishot, dai. A vita rossa con 2 PS e mi fai tutto questo danno al mio caro amico Sirfetch. Non ci sta. Dai.
Abbiamo finito, posso andare a parlare con il presidente Rose e capire cosa sta succedendo? Bravo, Sirfest, bravo. Olive. Ah, ti sei calmata? Finalmente. Oh, mo mi arrabbiavo io, ti facevo vedere io. Capisco. Solo ora quanto ho sottovalutato le vostre capacità. In circostanze normali cercherei il modo di fermarvi a tutti i costi. Ma oramai ho tutte le stelle che mi servono. Di tutto il resto non mi importa. Le 10 stelle. Wow! Rocky Zero, sei un mito, come sempre. Adoro il modo in cui riesci a sfruttare al meglio le capacità di Inteleon. E ora? Ho disposto tutto per l'attuazione dei piani. Il presidente sarà soddisfatto. Eccoli. Dandel e Rose che ci stanno aspettando. Dandel, ne abbiamo parlato 100 volte e ancora ti ostini a non capire. Da un campione come te mi aspettavo il di meglio. Cosa stai dicendo? Capisco benissimo le tue motivazioni, presidente. Quello che non capisco è perché dobbiamo annullare l'incontro di domani per un problema che si presenterà tra 1000 anni. Mi fido dei costi. Si tratterebbe solo di aspettare un giorno in più. È responsabilità di un campione tenere fede ai propri impegni sportivi. Lo devo solo a tutti i tifosi di Galar, ma anche a me stesso. Inutile. Hai la testa più dura della pietra, Dandel. Non capisci proprio? Osserva Galar. Guarda, si estende sotto di noi. L'energia che permette a questa regione di risvedere si esaurirà tra 1000 anni. Nessuna delle persone che aspetta di vederti allo stadio sarà ancora viva quando ciò accadrà. Non possiamo permetterci di perdere un minuto di più, nemmeno di un giorno intero. Dobbiamo agire ora per sventare il pericolo per un futuro migliore per tutti. Tra 1000 anni? Ok, presidente. Diciamo che comprendo la sua ansia. Facciamo così. Verrò a darle una mano subito dopo la finale. Può andare? No, è scemo, Rose. Tadel! Lo ti sei fatto vivo all'appuntamento e ci chiedevamo dove fossi finito. Eravamo preoccupato. Ginepro, Mary e gli altri del Team Yell ci hanno aiutati ad arrivare fin qui. Mi dispiace davvero, Hope. Non è la mia intenzione farvi preoccupare. Abbiamo una questione da risolvere, ma sembra che non riusciremo proprio a capirci. I grandi a volte si lasciano obnubilare dall'orgoglio. Hope, Rock 01, immagino che siete affamati. Torniamo in hotel. E ordinate pure quello che desiderate. Offro io. Mi stai prendendo in giro? Presidente Rose, le consiglio di guardare il conto di domani perché resterà nella storia. E ora se vuole scusarci? Ah, non succede adesso cose costose? Ti accontenti di poco, mio caro campione. Passare la storia non basta, bisogna cambiare il futuro. Rose, non fare cavolate. La sera dopo. Che quindi oggi dovremmo affrontare. Finalmente ci siamo. Hai dormito bene? Cavoli che ansia. Sono teso come se fossi io a dover disputare questa finale. Sfida palestra Rocky 01. Sono qui per accompagnarti allo stadio. Il torneo delle finali sta per cominciare. Ehi tu, per caso credi che ci siamo dimenticati quello che è successo ieri? Fuori di qui o ci penseremo io o mio Cinderace a catapultarti via? Calmati per favore. Io sono uno dei buoni, se mi è concesso dirlo. Sono al corrente degli incidenti ieri. La signorina Olive farebbe qualsiasi cosa per proteggere il presidente Rose. Ha persino formato una squadra apposita con alcuni membri dello staff della Lega Pokémon. Tuttavia potete
tranquillizzarvi. Oggi siamo tutti qui semplicemente per fare il nostro dovere di staff della Lega Pokémon. Per fortuna, hai sentito? Dai, andiamo, Rigazzere 1. Non vedo l'ora di vedervi. No, vederti in campo. Oggi leggere Zero. Vuoi che ti accompagni allo stadio di Golwick? Sì. Ottimo, seguimi. Se non ci interrompono. Ok. Per questo episodio posso dire che si può concludere qui. Se vi sia piaciuto mettete like, condividetelo, accendete la campanellina per non perdere altri video. Bella.